Sicilia Forza Italia esce vittoriosa con l'elezione dell'onorevole Giuseppe Milazzo. E adesso arriverà il momento in cui varcherà le porte del Parlamento europeo a Bruxelles. E a questo punto cosa dire? E dire che ci dobbiamo impegnare, dobbiamo essere vicini ai sindaci, ai professionisti, agli assessori, al territorio che ha tanto bisogno di Europa. Quasi 75.000 preferenze, si aspettava questo risultato così importante? Sai, quando c'è un partito compatto, una squadra vincente, ti puoi aspettare anche questo risultato. Cosa dire ai siciliani che l'hanno votata? Tenete duro, noi ci impegneremo per voi e rimarremo al vostro fianco. Grandissimo risultato per Forza Italia dopo queste elezioni europee di domenica scorsa. Il 17% di preferenze. Siamo felici che il risultato siciliano sia il segno di una capacità che noi abbiamo avuto di sostenere questa lista importante in Sicilia, anche in Italia, perché l'UDC ha lavorato con la coerenza e con la realtà che sono assolutamente elementi costitutivi del nostro partito perché ci fosse una vittoria significativa dell'unità. Si aspettava questo importantissimo risultato? Ma noi ci abbiamo lavorato con il cuore, per cui sono particolarmente orgogliosa da presidente regionale dell'UDC, del gruppo parlamentare, di sapere che molti di noi, e tra questi deputati naturalmente dell'UDC, Margherita La Rocca Ruvolo, l'onorevole Bulla, io stessa, tutti abbiamo lavorato per questo progetto insieme a destra, insieme a tanti amici